Rientra sul sinistro Isabella, va al cross di testa Sapone, la grande va del palo e il gol di Tossi, ha segnato Tossi dopo il palo di Sapone al minuto numero 11, il Bocale si porta in vantaggio. Sì, però l'azione è letteralmente opera di Isabella, ha fatto veramente un'azione meravigliosa, abbiamo già visto come ha fatto la differenza nella scorsa partita contro Propellaro e questo gol ovviamente è stato molto molto bravo Tossi, ma Gianfranco Isabella ha fatto un'azione meravigliosa. Di prima va a cercare Billetta, la sponda di testa, Sapone, il tiro, palla al lato di pochissimo. Bellissima questa combinazione costruita dal Bocale al quarto d'ora e Sapone ha mancato il bersaglio di pochissimo. In attesa del pallone con Sapone che va a calciare, non c'è la deviazione, la parata di Commisso. Uno contro uno, va a mettere in mezzo, la raccoglie Sapone, la girata, il rimpallo e c'è il gol, ma il fuorigioco. Fuorigioco di Billetta. Fuorigioco di Billetta su questa azione, aveva trovato la via del gol con questa azione insistita, il rimpallo aveva fermato Sapone, tanto il pallone di Tossi che diventa un assist per Quintero, la paratissima di Mileto che salva il risultato sul pallone giocabile da Quintero sul retropassaggio di Tossi, tanto il pallone che resta lì, il tentativo di girata, palla sul fondo di un soffio verso Tromba, il pallone basso sul primo palo, attenzione, la palla che resta lì e c'è il fallo su Mileto, il fallo su Mileto che è rimasto a terra colpito, c'era stato un salvataggio sulla linea tra l'altro, il pallone non era entrato, attenzione il tiro murato da Baezza, il altro tentativo, la blocca a terra Mileto e riceve gli applausi anche da parte dell'avversario e non succede spesso di vedere una scena simile, ma grande parata sul tiro del nuovo entrato Ferrari. Si può giocare, attenzione Sapone, il tiro di Sapone, la grande parata di Commisso, cosa ha preso Commisso con la punta delle dita. Possiamo dire che in questa partita i protagonisti fino ad ora sono i portieri, Domenico, perché stanno letteralmente tenendo il risultato sullo 0-0 con splendide parate. Larga verso Diallo, duello con Barnoschi, c'è il raddoppio anche di Isabella, attenzione alla e c'è il vantaggio. Vantaggio del Sambiase, l'errore, la gioca corta su Crucitti, intervento, c'è calcio di rigore, parte Abayan, segna, aveva intuito Pietro Marino ma non è potuto arrivare su questo pallone, segna Guido Abayan, cerca di arrivarci Diallo, scoppetta, appoggia Marino, Isabella pressato, attenzione, perde il pallone e arriva il 3-0 di Abayan che chiude la partita al 36esimo minuto, terzo errore del Bocale e terzo gol.
Tossi, vedremo se cercherà di convergere. Infatti è così, punta l'area di rigore Tossi, tenta il diagonale e il gol di Tossi, il Bogale sblocca il risultato con il diagonale di Santiago Tossi all'ottavo minuto. Trova il pertugio perfetto e beffa Palumbo sul secondo palo ed è il gol di Santiago Tossi che porta in vantaggio il Bogale sul Cittanova dopo 8 minuti. Ulteriori disattenzioni, intanto Tapparello, la palla che passa, arriva a Gioffrè, cerca lo spazio per il tiro, Marino, la palla entra, ha pareggiato Gioffrè. L'aveva intercettata Marino, non è riuscito però a respingere il pallone. Al 23esimo arriva il gol del pareggio da un fuorigioco inesistente chiamato a Moschilo. Tanto è rimasto a terra Pacheco, il diagonale e arriva il gol del vantaggio al 25esimo minuto, il diagonale di Dezza che porta in vantaggio la Palmese, è riuscito a liberarsi al tiro e con l'aiuto del palo ha battuto Mileto trovando il gol del vantaggio della Palmese al 25esimo minuto. Dunque Palmese 1, Bogale 0 al 25esimo, Dezza sblocca il risultato. Intanto Caseiro a tu per tu con il portiere, lo sconto è subito, calcio di rigore conquistato da Caseiro dopo appena 20 secondi. Si era inserito benissimo sulla sponda di Tossi Andres Caseiro e dopo 20 secondi c'è già il primo episodio che può indirizzare la partita in un senso o nell'altro. Calcio di rigore, tutto pronto per il fischio di Pedrosino. Parte Sapone, la parata da parte di Laganat, l'ha sbagliato purtroppo. Davvero un peccato questo rigore, speriamo che non possa condizionare mentalmente anche l'attaccante per questo errore. Pallone in aria, attenzione Mileto, il pallone che resta lì, è il pallone in rete. Ha segnato Carbone a 4 dal 90esimo, il gol di Matteo Carbone che sblocca il match su questa azione da calcio d'angolo. Ha sfruttato questa situazione in area di rigore, il Bogale non è stato bravo nel liberare l'area di rigore ed è arrivato il gol di Carbone che quasi al 90esimo in zona Cesarini porta avanti il Brancaleone, sbloccato il risultato. Sulla tre quarti, cerca di girarsi Allegria, il tocco dentro per il tiro di Crea che segna un gran gol, il vantaggio del Bogale con Pietro Crea che sblocca il risultato al minuto numero 38. Ma che giocata hanno fatto questi ragazzi, è il grandissimo gol di Crea che segna il suo primo gol in eccellenza al minuto numero 38. Alzato di testa Barnoschi, attenzione il tiro, calcio di rigore, attenzione, fallo di mano e calcio di rigore per l'Isola, incredibile, fallo di mano e calcio di rigore per l'Isola, colpo di scena a pochi minuti dal 90esimo. Parte Zicchinello che segna ed è il pareggio dell'Isola a 3 minuti dal 90esimo, pareggio dell'Isola. We'll be right back.
Intanto la punizione, parte Allegria, la palla che passa, gol! Il gol di Allegria, ancora vincente la sua punizione, così come a Fraia, ed è l'1-0 del Bocale al 19° minuto. Jairo Allegria, punizione perfetta. Svegliamo un retroscena, qui insieme a Pippo Pollifroni abbiamo veramente dato uno sguardo di intesa, perché Pippo, commentiamolo questo gol. Meraviglioso, semplicemente meraviglioso. Un gol meraviglioso, da Allegria ci aspettiamo questo, e come abbiamo detto prima sta veramente dando quel pizzico di allegria che mancava alla squadra. Determinante ancora una volta. Tossi cerca spazio per il cross, la mette in mezzo, la palla che attraversa tutta l'area, la raccoglie al limite Guerrisi. Guerrisi, il gol del vantaggio di Nando Guerrisi. Il Bocale in vantaggio al 3° minuto del secondo tempo. La botta di Nando Guerrisi, che ha raccolto una respinta corta della difesa e non poteva bagnare in miglior modo il suo ritorno al Pellicanò. Nando Guerrisi, Bocale in vantaggio. Nel secondo tempo ha rialzato i ritmi, ma è chiaro che adesso la squadra di mister Saviano deve mantenere la calma, perché Reggio Ravagnese farà il possibile per pareggiare questo match. Poi Morabito pressato da... Attenzione, l'errore di Morabito, e c'è il 2-0 siglato proprio da Nicolau, che approfitta dell'errore di Morabito, che non si è liberato del pallone, e arriva il 2-0 del Bocale al 31° minuto. Octavian Nicolau bagna con il gol il suo esordio in bianco-rosso. 2-0 al 31°, ma anche in questo caso un regalo da parte del Reggio Ravagnese, un errore imperdonabile che vale il raddoppio bianco-rosso. Guerrisi imposta verso Allegria, il duello con Cordova lo vince, si incunea Nicolau, accelera Nicolau, è in area di rigore, contrastato da Foti. Nicolau aveva segnato ma ha commesso fallo, secondo il direttore di gara, nei confronti del difensore. Onestamente questo fallo penso l'abbia visto solo il direttore di gara, non può essere considerato fallo un corpo a corpo, anche perché siamo lì dentro l'area di rigore, quindi se il fallo fosse stato opposto era calcio di rigore? Chiedo questo. È chiaro che dal punto di vista tecnico c'è poco da dire con il Bocale che sta dominando. È veramente bello per gli occhi di tutti, mentre giunge adesso il triplice fischio, Bocale batte Reggio Ravagnese 2-0. E per questa giornata da Giorgio Arieto e Domenico Geria è tutto, alla prossima!